Siamo giunti alla fine, è arrivata la sinossi ufficiale dell'ultimo episodio di Dragon Ball Super, il 131. In questo video vi parlerò dell'esito dello scontro finale tra Goku e Jiren e probabilmente anche della fine della serie in sé, quindi sapete che ci saranno spoiler sul finale di Dragon Ball Super. Il prossimo episodio, che andrà in onda il 18 marzo, il 130, come tutti saprete, si intitolerà Il più grande scontro di tutti i tempi, la battaglia finale per la sopravvivenza, e vedremo Goku, nella sua forma finale dell'ultra istinto, continuare a combattere con Jiren. L'episodio 131, invece, ultimo episodio della saga del torneo del potere, ma anche ultimo episodio della serie di Dragon Ball Super, si intitolerà Una conclusione miracolosa, addio Goku al giorno in cui ci rivedremo, e questa è la sinossi. Goku è caduto dal ring, sembra che l'universo 7 abbia perso, ma improvvisamente Goku e Jiren guardano gli Zeno come se il torneo non fosse ancora terminato. Improvvisamente Jiren viene colpito alle spalle da Freezer. Un membro ferito e senza fiato del team dell'universo 7 è ancora qui. Già, purtroppo è andata così, devo dire che c'è un senso di delusione, questa volta veramente si è trattato di una grande prevedibilità. Beh, oddio, in realtà mi aspettavo che Jiren e Goku cadessero insieme dal ring e che poi vincesse Freezer come ultimo membro rimanente. Però questo fatto che Goku venga eliminato da Jiren lo trovo una mossa veramente stupida. Non doveva perdere, dai. Pareggio ok, ma perdere proprio no. Non sappiamo poi che scene vedremo verso la fine dell'episodio, chissà se ci sarà davvero questo salto temporale fino all'incontro di Ub per ricollegarlo al finale di Zeta, oppure se ci lasceranno spazio ad un'ulteriore saga in un possibile futuro. Quindi fatemi sapere la vostra opinione riguardo l'ultimo episodio di Dragon Ball Super, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e noi ci vediamo in un prossimo video.